Rivela il nome di un tuo ex fidanzato. Siete pronti a sapere il segreto di Jasmine? Gino. Nessuno. Pino. Nessuno. Come nessuno? Dai, uno schiaffa Robby. No, voglio leggere. Ferma. Dammi il bigliettino. No, Robby, che schifo. 3, 2, 1. Frullie, gli anelli. Come piano? Meglio. Oggi ragazzi faremo il gioco della bottiglia. Siete pronti? Io non so se sono pronto, Dani. Io sì. Io così e così. Ma un attimo, ma chi l'ha proposto? Io, Robby. Tu? Sì, perché voglio sapere tutti i vostri segreti e poi voglio farvi fare qualche obbligo divertente. Sì, Dani, ma lo sai che potresti farli anche tu? Sì, lo so, ma spero che quelli cattivi escano voi due. Spero che ti esca la te. Oh, come ti permetti? Va bene. Chi inizia a girare la ruota? Anche se abbiamo il dito più che la ruota, Dani. Esatto, Jasmine, vuoi iniziare tu? No, tra i due giganti il terzo gode. Ok, Robby, inizi tu. Ok, in pratica dobbiamo girare il dito e poi quello che esce dovrà pescare qualcosa da fare dal nostro cestino delle sfide. 3, 2, 1. E gira il dito. Forse ho fatto un po' troppo forte, Dani. Guarda come gira sto dito. Speriamo che non esca a me. Speriamo che non esca. Aspetta. Sì, Robby, sei uscito tu. Ma questa è la legge del gioco della bottiglia. Chi gira esce sempre. Io non ci credo. Dai, speriamo che esce qualcosa di crudele. Vai. Ok, io ho scelto questo bigliettino qui. Anzi, Robby, dovrei girarlo verso i nostri amici. No, puoi leggerlo. Ma no, ma chi li ha scritti questi bigliettini? Scusatemi. Odora i piedi di Robby. Ma sono io, Robby. Quindi devi odorarteli da soli, Robby. Ma Dani, non ci arrivo a odorarmi i piedi. Non mi interessa, Robby, ci dovrai riuscire, vero Jasmine? Vero. Uffa, come fa? Vediamo se sei abbastanza elastico. Oh cacchio. Ho fatto un brutto sogno. Sì, che erano i tuoi piedi che ti puzzavano. Ah già, è vero, ma quello si sa, andiamo avanti, dai. Meno male che non è uscita a me quella sfida. Esatto, a me una volta è capitato e sono svenuta. Comunque, vai, è il tuo turno, Jasmine. Il dito gira, attenzione. Vediamo. No. Passante sopra, che ha... Sei tu, Dani. Ecco, io lo sapevo. D'accordo. Questa volta non lo leggerò, ma sarete voi i primi a leggerli, eh. Cos'è uscito? Dai 50 euro a Robby e Jasmine. No, ma così diventano 100. Sì, c'è scritto proprio questo, c'è scritto, vero Jasmine? Sì. 50 euro. Voi due, non me la raccontate giusta. No, Dani. Lo sapevo. Dice, non dire la lettera. Questa qui. Per... No, l'ho detto. Ok. Per due turni. Allora, da adesso, mi raccomando, da adesso. Ok, allora. Voi non... Credete in me. Va bene, vai, tocca a te comunque girare il dito. Vediamo cosa esce. Di nuovo tu. Dai, no, non è giusto. Comunque questa challenge mi mette un sacco di ansia e non riesco a alare. Ecco. Ci sto riuscendo però. Vado. E voi ragazzi, riuscireste a parlare senza dire la lettera P per un sacco di tempo? Immaginatevi di non averla più nell'alfabeto. Ragazzi, non ci crederete mai, ma abbiamo aperto un nuovissimo canale, io e Dani. Si chiama Dani e Robby Reaction, il link è in descrizione e nel primo commento pinnato. Potreste essere tra i primi ad iscrivervi. Correte! Jasmine! Leggilo tu. Canta una canzone. Dovrei cantare una canzone? Ma io sono bravissima a cantare. Sì, ma non puoi dire la P. Jingle bell. Rock, jingle bell, swing, jingle bell, swing, just a jingle bell. Basta, l'ho cantata. Ma esistono parole con la P? Sì.
E perché non ne stai dicendo neanche una? A quanto pare era più semplice del previsto questa sfida. Sono la Infote. Inforte? Che significa? Ah, la più forte. Ah, la più forte volevi dire? Jasmine è molto più intelligente di te, Robby. L'hai detto! Hai detto aspetta, più intelligente di te, Robby. Però li ho fatti due turni. No, dovevi fare ancora il prossimo, hai fatto uno solo. È vero. È vero? Quindi adesso mi sa che ci darei davvero 50 euro a me, Jasmine. Dopo ve li do. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Celeste G. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con il vostro nome. Ora rigirerò il dito. Vai! Okay. Vediamo. Jasmine! Sei pronta? Ecco a te, scegliene uno. Cosa uscirà? Che dice? Non leggo. Rivela il nome di un tuo ex fidanzato. Siete pronti a sapere il segreto di Jasmine? Gino. Nessuno. Pino. Nessuno. Franco. Nessuno. Come nessuno? Non ci credo, secondo me non ce lo vuole dire, Robby. Ma l'ho appena rivelato! Wow, che figo! Nessuno, ciao, mi chiamo Nessuno. È fighissimo come nome, anch'io lo voglio. Ma io davvero, non ci posso credere, è che non lo vuole dire. D'accordo, allora scrivete voi nei commenti se sarà costretta nel prossimo video a rivelarlo. No, anzi, scrivete se sta dicendo la verità, secondo voi. Sta ridendo, secondo me non è verità qua questo. Secondo me è verità. Non lo so, scrivetelo nei commenti, verità o non verità. Rivado io. Vediamo chi esce. Tu, Dani. No, ma è maledetto questo dito. L'hai voluto fermare, quindi adesso ti becchi un'altra challenge. Va bene. Questa volta, Jasmine, la leggerai tu per me. Però mi raccomando, Ma anche l'altra volta l'ha letto lei per te. Sì, perché tu mi sei antipatico. Uffa. Cos'è uscito? Cos'è uscito? Dai uno schiaffo a Robby. No, voglio leggerla. Ferma. Dammi il bigliettino. No, Robby, che schifo. Guarda, non c'è più scritto Robby. Devo allenare la mia forza. Sì, vabbè, quanta forza, mo. Sono pronta, anzi, se vuoi... Ce ne sono due. Esatto. No, un attimo. Allora, è uscita questa challenge a Dani, quindi lo fa Dani. Va bene. 3, 2, oh, uno. No. Prolier, gli anelli. Vai piano. Meglio. Ma questa era una penitenza per me, non per te. Uffa. È stato molto divertente. Non è vero. Ora però voglio sapere una cosa. Chi ha scritto questi bigliettini? Perché c'è odore ai piedi di Robby? Dai lo schiaffo a Robby. C'è tutto su di me. Perché? È stato lui. Tu non farei più parte della nostra famiglia, sappilo. Jasmine, tocca a te. Vai. Ok, nel frattempo se volete vi canto una canzone. No, va bene. Si sta fermando. È uscita Jasmine. Vai, vediamo cosa esce. Dai un voto a Dani di bellezza. Devi essere sincera, io sto ascoltando. Ma lì ti offendo. Stai fermo! 10 con la lode. 10 con la lode. Ok, abbiamo capito che dobbiamo fare un gioco obbligo verità, perché sta dicendo solo bugie in questo gioco. Vero, Jasmine, che hai detto una bugia, dai. No. Dei vero voto. Vero, B. Questa sì che può essere una verità, cioè 10 e lode. Ora... è il tuo turno di girare. Sì, giro, ma voi ragazzi scrivete qui sotto nei commenti quanto date di bellezza a Dani. Da 1 a 10 ovviamente. Giro. Oh, guarda come giro, guarda, ora lo stoppo col mio piede. Oh, no. No. È uscito su di te, Robby. Ma no, ma io volevo fare il simpatico che lo fermavo col ditino. E invece una penitenza davvero crudele deve essere. Uffa. Devo rivelare un mio segreto. Su, Robby,
c'è qualcosa che mi devi dire, vero? Ok, allora dico un mio segreto. Sei pronta, Dani, a sentire il mio segreto? Prontissima. L'altro giorno ho visto una cosa che solo io so e l'ho tenuta segreta fino ad oggi. Ho visto Dani che leggeva il diario segreto di Jasmine. Esatto, l'ho detto, ho rivelato il segreto. Lo stavi leggendo? Vi posso spiegare tutto? Cosa puoi spiegare? Che io ne ho uno uguale, quindi non era il diario segreto di Jasmine. È un po' sospetta. Sì, un po' sospetta. Dobbiamo continuare, guarda, io sto girando. Ah, sto girando. Chi toccherò? Mi stavano scoprendo. No. Va bene. È la regola del gioco della bottiglia. Chi gira poi tocca a lui. Ne rimangono sempre pochi. E chissà, saranno più cattivi forse. Fingiti un animale per 3 turni. Per 3 turni? Ma... Oh, Dani animale, che animale scegli? Il cane. Fai la cagnolina allora, breve. Woof. Sai cosa si dà ai cagnolini? Woof. I croccantini. Woof woof. Vabbè. Ora tocca a me. Hai capito a chi tocca? Woof. Attenzione. Oh, Dani, tocca di nuovo. Woof. Tocca a Dani cagnolina. Secondo te che nome potrebbe avere Dani cagnolina? Danielino. Sei un dagnolino. Woof. Woof, 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 woof. Abbraccia la persona alla tua sinistra. Ok, questo non me l'aspettavo. Un abbraccio tra Dagnolina e Jasmine. E adesso rigiriamo la ruota. Attenzione, chi capiterà, chi lo sa, non si... Tocca a te, Robby. Questa regola che chi gira la ruota esce sempre su lui non ha alcun senso. Uffa. Questa non mi piace. Di un difetto di chi ti sta alla tua destra. Quindi alla mia destra c'è Jasmine. Ok, allora Jasmine non sa cucinare, dice le bugie. Ma è vero, sa cucinare benissimo. No, ma non è mai cucinato niente qui a casa nostra. E allora come fai a dire che non sa cucinare? Ma io ho cucinato, quindi ho fatto vedere che so cucinare. Dani ha cucinato, tu non hai mai cucinato nulla. Adesso cucini, ti faccio vedere. Ok, va bene. Secondo me non sa cucinare. Jasmine, non è che hai girato troppo velocemente? Non lo so. Tocca a te. Vai. Tuo turno. Quindi, cos'è uscito? Cos'è uscito? Dai. Un bacio. A Robby. Ma secondo me ti sei sbagliato a scrivere, lo dovevo dare a te. No, io questi non li ho scritti, vi ho detto che li ha scritti lui. Io non guardo. Dani, però è una penitenza, non ti devi arrabbiare. Io chiudo gli occhi, Anche tu chiudili. Perché devo chiudere gli chiudi occhi? Chiudi gli occhi. Ma non voglio chiudere gli occhi. Chiudili. Uffa, ok, li chiudo. Dammi... già fatto? Ah, è finito. Ok, per fortuna che non ho visto niente, tanto siete amici, ok? È stato molto strano però, Dani. In che senso strano? Era morbida. Morbida? Questo significa che ti è piaciuto il bacio di Jasmine? Sì, Dani, è stato abbastanza particolare. Robby, se non ero arrabbiata ora lo sono! Ma ho solo detto la verità. Grazie. Ciao, addio! Ma dove te ne vai? Ma era... Io ho solo detto la verità, era molto strano come bacio. Non so neanche se mi è piaciuto e Dani se n'è andata. E adesso Jasmine, con chi giochiamo? Con il secchiello. No, il secchiello non è simpatico.